Perché persino io riesco a capire qual è il vero pericolo del riscaldamento globale, mentre i grandi, quelli con la giacca e la cravatta, che dovrebbero occuparsi di noi, non ci capiscono niente? Vorrei poterglielo spiegare, perché credetemi, è abbastanza facile. Da quando gli uomini hanno inventato le macchine, la temperatura della Terra è aumentata di quasi un grado. E non possiamo fare niente per rinfrescarla, perché non si può prendere e raffreddare un pianeta. Allora ti immagini che i grandi faranno qualcosa? Ma loro continuano solo a costruire sempre più macchine che inquinano sempre di più. Anche se tutti i professori e scienziati dicono che la Terra si riscalderà ancora. I grandi hanno letto i rapporti, ma non sembrano fare granché. Sembra che tutti stiano lì ad aspettare di vedere che cosa succederà. Come quando sale la marea, più o meno già lo sappiamo che cosa succederà. Un sacco di gente dovrà scappare, lasciare le proprie case. Ci sarà povertà, guerra, l'acqua non basterà o ce ne sarà troppa. I grandi hanno letto i rapporti, ma per qualche motivo sembra che continuano a non capire. Ma scappare non risolverà il problema. Quello che dobbiamo fare è dirglielo forte e chiaro. Guardate qui, la Terra si sta già riscaldando. Ora, se la temperatura continuerà a salire, aumentando di altri 2 gradi, la Terra inizierà a scaldarsi sempre più in fretta e per conto suo, e arriveremo a quello che chiamano il riscaldamento globale irreversibile. E non c'è un solo professore che osi prevedere cosa succederà a quel punto. Ma una cosa la dicono. Abbiamo tra i 4 e i 10 anni per assicurarci di non raggiungere questo punto di non ritorno. La sola cosa che dobbiamo fare è scriverlo bello grande. E se ti guardano con quel sorriso falso? Diciamoglielo tutti insieme, così alla fine magari ci ascoltano.